Carissimi amici, carissimi campioni d'Italia, buonasera, buonasera, campioni d'Italia, campioni d'Italia, campioni d'Italia, campioni d'Italia. Cari amici, ho appena finito di registrare il video della partita, di tutta la partita, ma comunque siamo campioni d'Italia perché battiamo 2-1 i cugini zozzoneri e ci portiamo questa seconda stella a casa, meritata, un anno strepitoso da grande squadra. Me, ci sono stati dei mesi dove abbiamo espresso un calcio, il calcio più bello d'Europa, e si può dire. Abbiamo avuto purtroppo quell'appannamento lì nella partita d'andata degli ottavi, ma lasciamola perdere, oggi c'è solo gioia e complimenti per questa squadra che ci ha portato un altro trofeo quest'anno. Complimenti a tutti, dalla dirigenza, Marotta, che ve lo dico a fare, Ausilio, grandissimi, proprio persone veramente squisite che lavorano H24 per l'Inter, il nostro mister che quest'anno veramente ha dato lezioni di calcio a tutta Europa, e Zhang, che per quanto si parli di debito e quant'altro comunque ci porta, comunque ci continua a far vincere trofei. Ragazzi, c'è da ringraziare tutto il popolo nerazzurro, la curva nord, che in qualsiasi buco del mondo c'erano, erano lì a sostenere la squadra settimana dopo settimana. Però mi dovete spiegare cosa è successo in questa coreografia, perché ci manca testa. Non lo so che cazzo avete fatto, però qualcosa è successo. Detto questo, ragazzi, ragazzi stanno festeggiando, vi faccio vedere 3 secondi proprio perché cavolo, è un casino questo cazzo di copyright, non si può fare niente. I ragazzi stanno festeggiando sotto la curva, come è giusto che sia, adesso si vedrà quali saranno i festeggiamenti. Io di sicuro un giorno a festeggiare voglio andare, ora vediamo quando. Bisogna, ragazzi, riconoscere che è il frutto del lavoro di un'annata strepitosa, un'annata che comunque ci ha portato tantissime, ma tante, tante soddisfazioni, con partite vinte 4-0, 5-0, il derby d'andata 5-1. Cioè, dove abbiamo veramente dato lezioni di calcio a tutti. Per cui quei quattro coglioni di Gobbi o piuttosto che milanisti che parlano che rubiamo quello e l'altro, li lasciamo parlare perché sono solo dei dementi. C'è gente che ci è arrivata a 70 anni e ancora spara cazzate per due visualizzazioni, quindi di che stiamo parlando? Ragazzi, la verità è qua, la verità è questa. Stagione strepitosa, scudetto strameritato e Inter campione d'Italia 2023-2024. E speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di successi, soprattutto la speranza sarebbe in Europa di fare qualcosa in più con questa squadra, con questo gioco, poi fare qualcosa in più. Vediamo di migliorarla, vediamo quello che succederà anche con la proprietà. Ragazzi, auguri a tutti voi, ragazzi, a tutti voi nerazzurri. Nel culo a tutti voi ragazzi, quelli gobbi juventini, soprattutto nel culo, nel culo, nel culo. Per il resto ci vediamo poi più tardi domani, carico il video della partita e poi avremo modo di analizzare, festeggiare e continuare a festeggiare. Sempre con l'Inter nel cuore, sempre con l'Inter nel cuore, il suo secondo scudetto, il suo secondo. Con la seconda stella, bravo Vincenzino, auguri Vincenzino, auguri Vincenzino, Vincenzino, auguri Vincenzino, Vincenzino, auguri, 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 auguri. Ciao, io invio, ciao. Ciao, non fare così. Ciao. Non fare così. Mangiati tutti i gomiti, rosicati tutti i gomiti. Castoro. Castoro.